non farò, vi dico come prima cosa ciò che non farò, vale a dire non farò un intervento che ricalca, diciamo, le nefandezze di chi ci ha preceduto e ci ha lasciato nella situazione che troviamo nella preparazione di questo nostro primo bilancio. E in realtà invece voglio ricordare, raccontare, è stato anche riconosciuto da molti colleghi delle opposizioni, il percorso che abbiamo voluto intraprendere per arrivare a questo bilancio, collaborando fra tutte, diciamo, le componenti delle istituzioni, ma non solo, anche degli uffici, dei dipartimenti, per quanto è stato possibile anche dei municipi. È un discorso che è partito, come ricorderete, già a luglio, agosto, quando iniziammo con i municipi ad intraprendere un lavoro di valutazione su quelle che erano le loro esigenze e che, seppur non lontanissimo nel tempo, ma risalente a qualche mese fa, è stata un'attività che ci ha permesso, nella sede di preparazione del progetto di bilancio, di tenere conto di alcuni fattori. Devo dire che il lavoro che abbiamo svolto in queste settimane è stato un lavoro intenso, partecipato, devo dire anche da una buona parte dei colleghi delle opposizioni che hanno portato il loro contributo, soprattutto nelle 11 commissioni congiunte che abbiamo deciso di convocare, anche se in tempi relativamente contenuti, vale a dire in 6 giorni abbiamo fatto 11 commissioni, una addirittura delle commissioni ha previsto non solo la presenza di uno dei dipartimenti e la commissione bilancio, ma addirittura una terza commissione che è quella di Roma Capitale, quindi sicuramente un lavoro impegnativo anche dal punto di vista della presenza di soggetti che hanno portato il loro contributo ai lavori. Devo dire che è un'attività che non credo sia mai stata svolta. Ci si passi questa segnalazione perché è la prima volta, credo, che nella preparazione del bilancio, o meglio, nella valutazione della proposta che la Giunta ha rilasciato, secondo i termini di legge, il 15 novembre, le commissioni. E quindi con riferimento ognuna a uno o più dipartimenti a cui fa capo in termini di indirizzo politico, è stata la prima volta, dicevo, in cui anche i commissari di maggioranza e di minoranza hanno avuto la possibilità di fare un approfondimento così intenso su quello che era il progetto di bilancio. Non è, direi che l'aspetto premiante di questa attività è stata la possibilità, senza nascondersi dietro a chissà quale paravento, la possibilità di evidenziare anche le criticità, perché credo che sia per un'amministrazione trasparente mettere sul tavolo anche quelle decisioni che a volte rappresentano un momento di riflessione anche in termini di espressione di una difficoltà. E c'è stata proprio la possibilità di valutarlo e soprattutto di spiegarlo. Le scelte che un'amministrazione fa e che poi riguardano la vita, perché il bilancio rappresenta quel driver che poi caratterizzerà la vita amministrativa per prima cosa della prima gestione che sta arrivando, che è quella del 2017, ma in termini di progetto per il triennio 2017-2019, è la necessità appunto di mettere sul piatto e rappresentare ai cittadini quella che è, fermo restando la volontà di gestire al meglio le cose, il quadro in cui l'amministrazione si deve muovere. Sottolineo il deve perché insieme al vuole compone quel risultato che è poi le modalità con cui l'amministrazione eserciterà la propria volontà per l'anno a venire. Questa volontà è ovviamente dettata da alcuni fattori che già sono stati descritti. I vincoli, gli vincoli enormi all'interno dei quali
ci si deve muovere per poter amministrare la città, e li abbiamo già detti: sono i vincoli di finanza pubblica, l'enorme debito di questa città, il fatto che comunque bisogna assicurare dei servizi e che, come già ricordato, oltre il 72% della disponibilità è riservata ai contratti di servizio, quindi sostanzialmente al rapporto con le nostre partecipate, che poi sono le società che erogano la gran parte dei servizi offerti alla cittadinanza, primi fra tutti ovviamente il trasporto pubblico e la gestione dei rifiuti. Questo fa sì che indubbiamente il progetto di bilancio presentato si muova all'interno di una serie di condizionamenti che, anche se qualcuno l'ha criticato, non permettono in questo momento, istantaneamente, dal 1 gennaio, delle rivoluzioni. La rivoluzione dove sta? È nell'impianto, nella gestione, nella modalità che vogliamo adottare per far sì che questo, che è comunque uno strumento dinamico, dia la possibilità nel corso del tempo di andare a centrare quegli obiettivi che sono insiti in questo bilancio. E quali sono questi obiettivi? Ma sui contratti di servizio. Nel momento in cui andremo a rifare i contratti di servizio, dovremo tenere conto proprio del fatto che l'enorme spesa che noi sosteniamo nei confronti delle nostre società partecipate debba avere una rivisitazione per garantire a parità, o addirittura meglio, con una crescita della qualità del servizio, una diminuzione, una razionalizzazione dei costi. Lo faremo attraverso la realizzazione di tutte quelle economie che immaginiamo. Oggi è stato citato il bel libro di Daniele Frongia, del nostro vice sindaco, dove, secondo me, è citato purtroppo non nel modo corretto. Quello studio parte ovviamente da un'analisi che è il radicamento storico di una gestione non corretta di alcuni fenomeni. I colleghi mi insegnano che per modificare un fenomeno, una modalità, un atteggiamento radicato nel tempo non bastano pochi mesi, ma nel nostro progetto, nel nostro programma, è previsto che si vada nel tempo a recuperare una congrua quantità di quegli sprechi. Questo permetterà, e ne siamo convinti, nel corso dell'anno, già in fase di assestamento a metà dell'anno, sicuramente di recuperare delle risorse che poi potremo nuovamente investire su qualità e quantità dei servizi ai cittadini. Vorrei fare un riferimento, non ho chiesto l'intervento in deroga, per cui il tempo a mia disposizione non è tantissimo, un riferimento particolare, perché è stato fatto, diciamo, un richiamo ai servizi sociali. Io su questo non riceverei delle critiche così aspre, poiché banalmente sui municipi, che sono il principale erogatore di servizi alla cittadinanza, perché sono delle strutture di prossimità, è stato fatto un lavoro di garanzia nei confronti della disponibilità di fondi per l'erogazione dei servizi sociali, che permetterà, ne siamo convinti, di non ritrovarci a settembre, agosto-settembre, nella situazione che abbiamo già vissuto quest'anno e purtroppo, devo dire, anche negli anni precedenti, per una programmazione non sempre attenta. Vale a dire il coprire con, se non ricordo male, almeno 28 milioni in più rispetto alla pianificazione precedente, la disponibilità dei municipi, che passano proprio da 202-203 milioni complessivamente a 203. Ancora un minuto a disposizione. Grazie. A 230 milioni la copertura dei servizi fino alla fine dell'anno. Chiudo quindi il mio intervento dicendo: è un bilancio che passa attraverso poche parole, serietà, trasparenza e soprattutto il fatto di non mettere l'amministrazione nelle condizioni di dover affrontare delle crisi nell'esercizio già a partire dal 2017. Grazie.